Il nostro viaggio per conoscere la storia degli stabilimenti balneari continua. Ci siamo spostati verso sud e oggi andiamo a scoprire insieme al nostro architetto Riccardo Ciorli la storia dei bagni Roma. Siamo arrivati alla conclusione delle nostre camminate, di quelle urbane se vogliamo dire, in quanto ci troviamo agli ultimi bagni del territorio comunale di Livorno, i bagni Roma, che probabilmente sono i bagni più antichi del territorio per un semplice fatto che la leggenda vuole che quando nel 1560-1570, cioè prima che nascesse ancora la città di Livorno, qui gli operai e la gente che abitava nel castello usava utilizzare questo spazio per andare a far bagno. Siamo entrati all'interno dello stabilimento balneare e ci troviamo sulla punta più estrema, dalla leggenda alla storia, siamo nel 1847. È vero, nel 1847 incominciamo a parlare dei primi insediamenti che il Colombo riesce a costruire in questo tratto della costa. Bisogna dire una cosa, vi era un concorrente, una grossa famiglia dell'epoca, antignanese, Nicolai Gamba, di origine fiorentina, i quali in questa stessa zona, poco vicino a qui, avevano anche loro fatto un bagno. Siamo alle solite. A Livorno i bagni di quell'epoca, alla metà dell'Ottocento, si attaccavano l'uno all'altro, erano fatti in legno, oggi c'erano, domani non importa, perciò la realtà cambiava. Ma il Colombo vuole fare oltre e allora costruisce un molo e ricostruisce quello che andava più di moda a quell'epoca, cioè un bagno di mare, ma anche i bagni caldi. Per fare i bagni caldi dovette costruire una fornace e questo contravveniva con quelle che erano la sicurezza della vicina polveriera del forte di Antignano, per quale trovò diverse problematiche per poter continuare a costruire i bagni stessi. Ci troviamo ai piedi del borgo di Antignano, nella zona più meridionale della città, dove c'era l'antica strada. È vero, ci troviamo nella parte bassa del borgo di Antignano, qui passava l'antica strada prima che venisse costruito il ponte e da qui si arrivava fino dentro il paese passando attraverso quella che oggi si chiama Via dei Bagni. Ho detto siamo nel 1847, nasce questa disputa col demanio che poi si risolve col problema che la fortezza non ha più bisogno della sua polveriera e il bagno continua ad andare avanti. Passano degli anni, finalmente quando siamo già intorno alla fine dell'Ottocento sono diversi i proprietari che diventano di questo immobile, in quanto i bagni di mare diventano un'impresa per coloro che sono livornesi. Pensiamo solo che dalla città arrivavano fino a qui passando dall'Aurelia, perché ancora non c'era il viale a mare, però i bagni cominciavano ad avere una sua titolazione per essere i più tranquilli della città stessa. Viale Principe di Napoli 31. Dove ci troviamo, Riccardo? Grazie Simona, perché mi dai la possibilità di tentare di dare una motivazione di perché si chiamano i bagni Roma. Dobbiamo fare uno sforzo di fantasia e guardare anche le vecchie fotografie e ci viene subito all'occhio che la strada che collega Livorno con Roma passava proprio accanto davanti a questo palazzo qui. Il ponte di sopra non c'era, è un ponte recente, il tram passava da qui, faceva la salita, la curva, c'era la villa che è stata demolita alla metà degli anni 60, la vecchia strada, quella che oggi chiameremmo la via del litorale e perciò questa era l'unica strada che da Livorno poteva collegare con Roma e che nome gli si poteva dare all'ultimo bagno del comune di Livorno? Beh, gli si dava all'epoca il nome di Bagni Roma. Siamo giunti all'inizio del Novecento quando finalmente la località di Antignano è collegata alla città perché sono stati costruiti tre ponti e questo luogo cambia di nuovo faccia, benché rimanga ancora un luogo ameno, distante dal resto della città, perché il Viale Italia, tutto il Viale Litorale è ancora da essere costruito, diventa un luogo importante, vi viene costruito il cinematografo, vi viene costruito un locale da ballo
e diventa negli anni 30 del Novecento un luogo ricercato, un luogo dove personalità della Belle Époque, e poi vedremo anche per quelle ville che sono state costruite qui intorno, anche persone piuttosto ricercate. Ma qui dalla storia classica si passa alla cronaca, e questo a qualcun altro sta a poterne parlare. Sì, buonasera, sono Andrea Picchi, concessionario dello stabilimento balneare Bagni Roma, e già proprietario mio padre dagli anni 60, e stabilimento che praticamente è stato ampliato dagli anni 60 ad oggi in maniera consistente. Un'ultima ristrutturazione è stata fatta 2 anni fa con una grande terrazza e dei progetti sul mare. Lo stabilimento era praticamente negli anni 60, da quando io ero bambino, era frequentato molto da fiorentini e romani, i quali erano proprietari delle ville qui ad Antignano, e i livornesi erano sconosciuti perché eravamo lontani dalla città e era già un'avventura già arrivare a Denza. Col tempo chiaramente questi signori hanno venduto le loro case ai livornesi, e pertanto anche noi siamo diventati frequentati più da livornesi che dagli ospiti, diciamo, esterni. Abbiamo un ristorante self service gestito dalla famiglia Brondi, che è, diciamo, sul litorale molto conosciuta, e sinceramente ne siamo veramente contenti. E spero che anche la clientela stessa lo sia.